Ciao a tutti amici tubers e bentornati dal vostro Gatorade Joros 94. Per quelli che non lo hanno visto, ieri pomeriggio ho caricato un video inerente al discorso sul rinvio della partita tra Samp e Roma, chiedendovi sotto nei commenti quale video avrei potuto portare oggi, visto che non portando la recensione di Samp-Roma non ho potuto portare neanche né le curiosità di questa partita e neanche le pagelle del gladiatore. E ho visto che il commento che ha ricevuto più mi piace e che quindi vi è interessato di più era un commento di un utente che adesso mi sfugge il nome, che però mi ha invitato a parlarvi e a dirvi quali sono state secondo me le 10 migliori magliette che la Roma ha indossato dagli anni 2000 ai giorni d'oggi. Un video secondo me che può essere interessante e che quindi ho deciso di portarvi. Allora, prima di iniziare vi faccio delle piccole premesse. Allora, innanzitutto questa è una classifica strettamente personale, quindi se avete idee diverse dalla mia e mi dite ma perché non hai messo questa, perché non hai messo quell'altra, non è che non l'ho messa perché per farvi un dispetto, semplicemente perché io ho ritenuto quelle che ho scelto migliori di quelle che avete scelto voi. E a proposito, ovviamente, fatemi sapere nei commenti quali magliette avreste inserito voi. La seconda cosa è che, per quelli che non lo hanno notato, nei video dell'anno scorso su Roma Marcord io faccio collezione di alcune magliette della Roma, e quindi in questo video, quando parlerò di una maglietta che io non ho, verrà fuori un'immagine qua, dell'immagine a scorrimento qua vicino a me, mentre invece se la maglietta di cui parlerò ce l'ho qua, ovviamente ve la farò vedere fisicamente, che è molto meglio rispetto ad una normale fotografia. Detto questo, iniziamo subito con la decima posizione. In decima posizione ho deciso di mettere la seconda maglia della Roma della stagione 2010-2011. In questo caso la maglietta di Marco Borriello. Mi è piaciuta fin da subito, non solo per il carattere molto bello, molto romano, che mi è sempre piaciuto, anche se l'abbiamo messo per soli 2 anni, ma anche per queste barre arancioni laterali che a qualcuno non sono piaciute, però invece a me piacciono veramente tanto. Questa, diciamo, in sintesi la maglietta, con ovviamente lo stemma del lupetto, era nella seconda maglia in quel periodo. Molto bella, sempre elastica come quelle solite della cappa che faceva in quel periodo, però graficamente parlando, se così si può dire, mi piacque veramente molto. In nona posizione ho deciso di inserire la seconda maglia della Roma della stagione 2015-2016, che vi farò vedere qua vicino. È una maglia che nel complesso non è molto particolare, però c'è una cosa che hanno aggiunto che a me piace veramente tantissimo, cioè la mappa di Roma sulla parte davanti della maglietta, che da lontano si poteva anche non notare, però se uno la comprava e lo vedeva da vicino si vedeva veramente tutta la mappa di Roma disegnata sull'intera maglietta. È una cosa veramente molto particolare e che mi piacque veramente tantissimo. Purtroppo non sono riuscito a prenderla, però comunque la considero veramente bellissima. In ottava posizione ho deciso di mettere la prima maglia della Roma della stagione 2009-2010, una maglia che, come quelle di K in quel periodo, ovviamente con lo sponsor Wind, assomiglia un po' a tutte le altre, però questa aveva una cosa in particolare, a parte il colletto diverso dalle altre, che per me è molto meglio in questo modo piuttosto che quell'altro che copriva tutto quanto il collo. Poi c'è l'aggiunta, come vedete anche prima, di questo carattere romano, questo stile veramente molto bello e innovativo. E poi in alto c'erano le barre queste della K che non davano particolare fastidio, mentre invece le maglie della 2010-2011, almeno la prima maglia, erano per me inguardabili, perché tutto il braccio era coperto di tantissimi segnali di K che coprivano tutta quanta la manica. Una cosa veramente inguardabile secondo me. Però questo stile di maglietta a me veramente è piaciuto molto, e infatti appena è uscita l'ho presa subito. E questa maglia di Luca Toni, che ci ha fatto avvicinare a quello storico scudetto che purtroppo non siamo riusciti a conquistare. In settima posizione invece ho voluto mettere la terza maglia della stagione 2005-2006, quando quell'anno eravamo ancora con la Diadora. Sia Diadora che K avevano l'intenzione di mettere una maglia iperelastica, e questa probabilmente è la più elastica che abbiamo mai usato negli ultimi 15 anni, ma veramente mi piace tanto per diversi motivi. Allora, innanzitutto il colore è molto particolare, arancione con le barre nere e rosse laterali, anche il carattere è molto particolare, non lo usiamo praticamente, ma è forse solo in questa stagione e in quella precedente, non mi vorrei sbagliare. E poi la libertà di sponsor su questa maglietta per qualcuno può essere una cosa negativa, però per me è una cosa bella da vedere. Io non sono quello che vuole vedere 100.000 sponsor sulle magliette come i ciclisti, oppure le magliette della Ligue 1, che sono veramente bruttissime. Per me la maglietta, se è libera, è ancora più bella. Magari è negativo per il discorso dello sponsor, però visivamente parlando a me piace molto di più quando davanti non c'è assolutamente niente, libera e pulita, maglia ovviamente di Totti. In sesta posizione non poteva mancare la prima maglia della Roma della stagione 2000-2001, la maglia storica del nostro scudetto. Allora, io non ce l'ho, quindi ve la devo far vedere qua in foto. Però diciamo che questa è più per un discorso affettivo che altro, perché è la prima vera maglia che io ricordo da quando sono bambino. Poi ho conosciuto anche quelle che abbiamo messo precedentemente, però la prima maglia che mi ricordo
visivamente parlando, visto che io la mia prima partita della Roma l'ho vista in quella stagione, è quella tutta rossa con lo sponsor INA Ass Italia. E infatti quando qualche anno dopo quello sponsor venne preso dalla Lazio, comunque la Lazio lo utilizzò per una stagione, io mi arrabbiai e dissi: ma come, ma INA Ass Italia non è della Roma? Perché ancora non avevo chiaro il discorso dello sponsor e credevo che la Roma avesse quella maglietta e INA Ass Italia dovesse farne parte per sempre, ma ancora ero bambino, quindi ci può stare che non capivo bene questo discorso. In quinta posizione troviamo un'altra maglia della stagione 2010-2011. Se la prima per me era veramente bruttissima e la seconda invece era molto bella, la terza per me è una delle migliori terze magliette che sono state fatte negli ultimi anni. Ed è questa qui. Sempre ovviamente con Wind, K, sempre di Totti dietro. Però veramente è stupenda, perché questo accostamento arancione-nero, questa barra laterale arancione, diciamo più arancione, è più un giallognolo arancione. Però io appena la vidi me ne innamorai tantissimo. Quell'anno andò male e non ho bei ricordi sul campo di questa maglietta. Per tenere a mano veramente è molto 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 bella. Poi gli anni dopo la facemmo molto più brutta secondo me, completamente nera, senza nessuna aggiunta particolare, mentre invece questa con queste barre mi piace veramente tanto. Sono gusti personali, magari a qualcuno può non piacere, però per me questa aggiunta rende questa maglietta ancora più bella. In quarta posizione, e ci avviciniamo quindi al podio delle tre più belle, ho deciso di mettere la prima maglia della stagione 2013-2014. È una maglia che si discosta molto da quelle che abbiamo messo negli anni precedenti. Diciamo che dal 2007 al 2013 abbiamo sempre messo quello stile di maglia, con K, stemma della Roma, Wind, e poi venivano fatti alcuni accorgimenti come appunto le linee della K qua, oppure le bande laterali, eccetera eccetera. Questo invece è un vero e proprio cambiamento, perché cambia il tessuto, anche se rimane comunque molto elastico, cambia lo stemma, perché passa da quello storico a questo con la scritta Roma. Scusate, è un pochino rovinato, però con la scritta Roma ed è anche con delle righe, adesso non so se si vedono, ecco, con delle righe, quindi è in rilievo e quindi è diversa da quella di stoffa del periodo K. C'è lo sponsor Roma Cares, che abbiamo usato solo in quella stagione perché era uno sponsor diciamo temporaneo, infatti dalla stagione successiva non mettemmo più niente fino al giorno d'oggi. Dietro questa è la maglia di Strootman, alla quale sono veramente molto affezionato, infatti è un pochino rovinata, mi dispiace, però anche in questo caso c'è un cambiamento, perché dopo averlo stampato sempre sulla maglietta, adesso è in rilievo. Il carattere è in rilievo e di stoffa. Un altro cambiamento che io, quando le vidi la prima volta in campo, non me ne accorsi minimamente. Poi quando riuscì a prenderla, vidi che c'era questo accorgimento in più, che per me non è affatto male. Sia il carattere, che il tessuto, che il colore più scuro rispetto alle scorse stagioni, mi preoccupano veramente tantissimo. E l'ho messa in questa posizione soltanto perché quelle dopo le considero addirittura più belle. In terza posizione ho deciso di mettere una delle ultime maglie, neanche utilizzata tanto, anzi praticamente forse in una barra due partite, però una maglietta che mi ha letteralmente fatto impazzire. Vedete qua davanti la terza maglietta della stagione 2015-2016, tutta argentata con il carattere nero scuro, non era proprio nero, però comunque di quel genere. La maglietta veramente bellissima, io vi giuro, questa è sicuramente una cosa mia personale, magari la gente non sapeva manco che l'avevamo fatta una maglietta del genere, però questa maglietta mi ha fatto impazzire, era veramente bellissima. Fosse stato per me l'avrei messa tutte le partite di tutto il campionato, però ovviamente questa era una maglietta più da Champions e quindi l'abbiamo messa solo, mi pare, in Bate Borisov Roma, quindi pensate voi che precedente che abbiamo fatto. Però visivamente parlando, i colori, l'accostamento, il carattere mi piacquero da morire, da morire. Infatti mi dispiace che solo in quell'anno abbiamo usato questo genere di maglietta, però veramente è una di quelle che preferisco più in assoluto. Ci avviciniamo quindi alla prima posizione, e alla seconda posizione, cioè proprio a un passo dalla prima, troviamo la terza maglietta della stagione 2006-2007. Questa maglietta veramente fantastica, veramente bellissima, di un bel colore grigio, che non so se c'è un'altra definizione per questo grigio, però è veramente fantastica. Con il carattere di Totti sembra veramente romana, questa ha proprio del romano dentro, se così si può dire. Sia il carattere, come vedete, tipico romano, mi piace molto anche lo stile del numero, niente di Totti ovviamente. E qua c'è una particolarità proprio mia personale, non so se si legge bene, c'è un autografo di Max Gazzè. Ormai è andato un po' a rovinarsi perché è da parecchio con questa maglietta, però la misi per andare, mi pare, a Spoleto, e era di lì a fare un concerto, e visto che lui è tifoso della Roma, per quelli che non lo sanno, ha deciso di autografarmela scrivendo Forza Roma Max Gazzè, e questa la conservo gelosamente in camera mia. Molto bella anche la scelta del colore rosso qua da mettere alla fine delle maniche, e dell'arancione qua sotto.
Veramente io di questa maglietta sono innamorato. E in prima posizione, e purtroppo non posso farvela vedere visivamente, c'è quella che io considero la maglia più bella della Roma di sempre. Non dal 2000 ad oggi, ma più bella di sempre. E ve la faccio vedere qua vicino. La terza maglia della Roma della stagione 2001-2002. E qua sono sicuro che nessuno mi potrà dire no, non è vero, non è vero, è meglio quest'altra. Perché quando si parla di questa maglietta, tutti la definiscono come la più bella. E anche diciamo quella che fa riaffiorare più ricordi. Perché cavolo, c'è lo stemma dello scudetto da un lato, il colore rosso porpora e quell'arancione vicino che ci sta benissimo, il carattere dietro perfetto. Veramente è una maglietta bellissima. Mi dispiace che non abbiamo mai deciso da quell'anno in poi di rifarla o comunque di abbinare bene quei colori come terza maglietta di una stagione, però quella fu letteralmente fantastica. E quando vedo quella non posso non pensare a Roma-Barcellona 3-0. Diciamo che quelli che vedono il mio video del Roma Marcord la vedono bene sulle spalle di Montella all'inizio della sigla. Per quelli più attenti sicuramente se ne saranno accorti. Comunque questa è indubbiamente la maglietta più bella e che fa riaffiorare più ricordi positivi degli ultimi anni di storia giallorossa. In ultimo volevo aggiungervi una maglietta particolare che non ho messo in questa classifica dalla 1 alla 10 perché l'abbiamo messa essenzialmente in due partite e quindi non si può considerare una vera e propria maglietta ufficiale, però visto che l'abbiamo comunque indossata mi sembra giusto metterla come maglietta bonus, diciamo, e cioè la maglietta che abbiamo messo nel derby sia di andata che di ritorno dell'ultima stagione. Una maglietta secondo me bellissima, bellissima non solo per il colore della maglietta che è sempre comunque rimasto col rosso scuro che a me fa impazzire, ma soprattutto per il carattere dorato dello sponsor davanti, dello stemma e del carattere dietro del giocatore. Una cosa bellissima e io mi domando ancora come sia stato possibile che non l'abbiamo più usata in altre occasioni. Per me doveva essere quella la maglietta principale da usare in campionato, mentre invece quella che abbiamo usato non è che mi piace particolarmente. Devo mettere quella perché ok, era un'occasione particolare, però in ogni partita vedere quel carattere dorato quasi come se veramente combattessimo nel terreno di gioco per vincere ogni partita è veramente molto bello. E io per quanto non l'ho messa in questa classifica la considero una delle più belle che la Roma ha indossato negli ultimi anni. Bene ragazzi, questa era quindi la classifica delle 10 migliori magliette, almeno secondo la mia opinione, che la Roma ha indossato dagli anni 2000 ai giorni d'oggi. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo tipo di video, fatemi sapere quale altro video speciale sulla nostra Roma oppure diciamo sul calcio in generale potrei portarvi nei prossimi giorni. Un saluto dal vostro Gattolino 64 e sempre forza Roma. Ciao ragazzi.